Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi, per chi mi segue su Instagram, saprà già che tipo di video ho intenzione di girare. Girerò un video, i miei follower comandano la mia giornata. Mi viene già da ridere. Comunque, iniziamo. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare tutti quelli che hanno votato ai miei sondaggi su Instagram e anche a quelli che magari sono un po' timidi e che di solito non votano mai. Per chi volesse seguirmi su Instagram, io mi chiamo PinkPepper, due trattini bassi, YT. Magari prossimamente potrei girare un altro video di questo genere perché io mi sono divertita un sacco e penso anche voi, visto che qualcuno mi ha anche risposto in direct prendendomi in giro per i sondaggi che ho fatto, quindi. Comunque, iniziamo. Io sono già in cucina perché appunto la mia prima parte della giornata di questo video inizia in cucina. Mi sono appena svegliata, quindi iniziamo subito. Allora, se riesco a... Oddio, vi appoggio un attimo qui in un bicchiere, come sono professional. Allora, la prima parte del sondaggio prevedeva appunto, no, il primo sondaggio che se riesco mi metterò qui da qualche parte. Diceva colazione con biscotti grassosi o fette biscottate. Grazie, grazie per aver votato biscotti grassosi perché le fette biscottate, anche no. Come biscotti grassosi, in realtà ho i Doemi che sono, sì, che sono biscotti integrali, però in realtà sono un po' grassosi, cioè sono questi. E poi ho la mia tazza di latte. Ora, siccome non vi ho chiesto quanti biscotti devo mangiare, io inizio. Quando mi fermo, mi fermo. Comunque, ieri sono stata al mare, non so se vedete. Un attimo. Dicevo, ieri sono stata al mare in giornata. Ieri era sabato, oggi domenica. Infatti era ieri, dalla spiaggia. Ero lì che sceglievo i sondaggi da farvi. In realtà non è che sia andata chissà dove, ero, per chi conosce le zone, al Lido degli Stensi. Quindi il mare è pessimo, però vabbè. E dovrei essere un pochettino abbronzata. Vediamo se si vede qualcosa. Forse il naso un pochettino qui. Non lo so, comunque quest'anno sono abbastanza depressa perché non vado in vacanza. Perché purtroppo non mi sono organizzata. E in realtà è già da un po' di tempo che non vado in vacanza, purtroppo. Vabbè. E anche perché domani, che è lunedì, inizio a lavorare. Quindi è anche per questo che ho girato il video oggi, perché mi serve una giornata intera per riuscire a girare un video di questo genere. E quindi da lunedì non sarà più possibile. Però se riesco ad organizzarmi bene, magari tra qualche settimana, perché siccome devo anche studiare nel weekend, magari posso girare un altro video di questo genere. Allora ragazzi, benvenuti nella seconda parte di questi sondaggi della giornata. Oggi come vedete ho una maschera, precisamente mi sono fatta questa della Geomar, idratante. Ho scelto questa perché col fatto che ieri sono stata al mare, ho preso il sole, vento, eccetera, volevo idratare un po' la pelle, sperando che non mi vada a levare quel poco di abbronzatura che ho. E infatti non ho neanche fatto una maschera esfoliante, perché altrimenti abbronzatura, ciao ciao. Comunque oggi, se riesco, appunto non sono a casa da sola, quindi devo cercare di conciliare tutto. Infatti adesso mi sa che devo andare in camera e non stare più in bagno. Comunque vi voglio dire che vi metterò il sondaggio, tutti i sondaggi se riesco, perché purtroppo devo fare tutto col telefono, perché il mio computer è in assistenza, abbiamo un problema e arriverà, spero, per metà settembre. Quindi devo fare tutto col telefono, perciò vediamo se riesco a farlo. E adesso sciacquo la maschera e ci vediamo per il terzo sondaggio, che è quello più divertente, secondo me mi divertirò un sacco. Allora, questa è la parte del video che attendo di più. Siamo al terzo sondaggio, vi metterò sempre qui le percentuali. Tra trucco sobrio, stai ferma, tra trucco sobrio e trucco carico, supercarico, avete scelto trucco supercarico. Qui abbiamo la mia modella per un giorno. Io non ho mai truccato nessuno, ma oggi mi cimenterò e volevo fare semplicemente
riflessi, una piccola distinzione, cioè per me trucco sobrio era semplicemente un po' di mascara, un po' di correttore, rossetto, blush, giusto, molto normale. Trucco super carico è un trucco un pochettino più accentuato, non lo farò troppo carico perché deve andare alla coppa a fare la spesa, quindi grazie, non posso esagerare. Dunque, sicuramente ci saranno un sacco di tagli perché non voglio farlo diventare troppo lungo. Iniziamo, utilizzerò gran parte dei suoi trucchi. Non le metto il correttore, cioè il fondotinta, perché c'è parecchio caldo, rimetterò semplicemente il correttore. Capelli non te li raccogli, li lasci così? Sì. Vuoi presentarti un po'? Mi conoscete già, vero? Lasciate un like se mi conoscete già. Ma io ne comprerei un'altra di questo bagaglio. Allora, io spero che l'inquadratura sia giusta. Lo vuoi dire ai tuoi follower che hai anche tu un canale YouTube? No, non ce l'ho. Come non ce l'hai? Sì che ce l'hai. L'ho rimessi tutti privati. Cioè, allora, però lei prima aveva un canale YouTube. Ma possiamo dire il nome o no? Neanche quello. Claire, ma tanto non c'è nessun video. Questa spugnetta fa cagare. Le potete scrivere per favore? Lava la spugnetta? Grazie. Piano. Ma tu non devi arricciare l'occhio. Quindi come vedete io utilizzo questo correttore su una pelle bruttissima. Piano. Per semplicemente andare un po' a uniformare questa brutta pelle che ha. Scusa, mi stai dicendo che ha una brutta pelle? Brutti colori, sì. Cioè, un po'... Oh. Dai! No, si è rotto il bagaglino qua. Che degli occhi. Ma fatti la coda, che c'è un caldo assurdo. Ti piace? Ti sono brava. Così. Questo è il mio video, non puoi. Ah, giusto? Dite, sono sexy, vero? Non abbiamo detto il tuo nome. No, non lo diciamo, infatti, il mio nome. Mi è scappato, però. Dimmi un'altra cosa. Te lo tagli. Mettiamo un po' di illuminante. Se vuoi. Allora. Poco, eh? Poco. Questo sarebbe l'illuminante suo. Un illuminante di Mulac frantumato, io l'ho recuperato così. Non so per cosa, ma... Sì, mi piace molto, un natural. Non hai coperto il brufolo comunque? Ah, non l'ho neanche visto. Chi è che ti viene a vedere il brufolo, me lo spieghi? Io lo vedo. Ma vogliamo mettere un po' di aria? No. Vogliamo fare la sauna? Allora, dovete sapere che io ho la fissa che le cose siano pari, cioè che siano uguali in entrambi i lati. Coprimelo. Ma con cosa? Col correttore. Il tuo schifoso. Adesso ti pettino queste sopracciglia oscene che hai. Ma perché? Cioè, quando è che te le vai a rifare? Io le voglio selvagge. Mamma mia. Wild. Allora, adesso facciamo la parte più... Scusa, sono brutte. Complicata. Sì, sono oscene. Utilizzo la palette di Huda Beauty proprio perché nel mio immaginario questo trucco deve venire fuori come quei tutorial che vedete nella pagina di Huda Beauty, fantastici. Aspettate. No? Grazie, lo sai, so che stai guardando questo video. Come stai guardando questo video? Lo guardi, Oh mio Dio. Allora, iniziamo. Faccio vedere i colori perché sono stupendi. Io non so quale utilizzerò. Comunque, iniziamo. I pennelli usano sempre i miei e tu non ce li hai. Allora, proviamo. Adesso andrò a mettere un colore di intersezione, come si dice? Transizione sulla palpebra mobile. Allora, andiamo a mettere questo qui. Chiudi gli occhi. Quale hai scelto? Tu lo lascia fare a me, chiudi gli occhi. Piano, che c'ho male. Ma cosa? Sono sensibile agli occhi. Dopo andrai alla coppa e cuccherai, truccata così. Infatti. Sì. Cassiere. No, devi stare rilassata, non mi puoi disturbare. Ma scusami, è un pennello da sfumatura morbido, non questo è duro. Questo non è un pennello da sfumatura, ragazzi. È duro, non è morbido. Non ne ho altri, I think.
tipo così i miei follower ti vedono. Lo sfumiamo un po' all'esterno, che sennò chiudi gli occhi, non guardare. Ma hai scelto questo? Sì. Perde i peli il mio pennello. Comunque è bello truccare la gente, non pensavo. Fatti la coda che c'è un caldo assurdo, non so. Cioè, ci sono 50 gradi, non si fa la coda. Anzi no. Vado a fare un mix di questo e questo nell'angolo esterno, si dice così? Sì. Ovviamente io l'ho fatto prima la base e poi l'occhio, perché so già che questo è rilassante, questa seduta di make up un po' tipo ASMR, può essere. Per favore, le potete dire di fare un video ASMR? Ma vi sembra normale? In cui mi fa il massaggio ai capelli? Allora, se volete un video del genere, scrivetelo nei commenti, perché... In cui fa un po' di tapping, un po' di tico-tico... Cos'è tico-tico? Sulla mia testa... io ho letto i video. Massaggio alla testa, facciamo video di essere alla spa... Io mi offro come volontaria. Ragazzi, la make up artist ha deciso di andare un pochino fuori con l'ombretto per allungare un po' l'occhio, perché ha gli occhi un po' a palla. Ora, ci siamo quasi. Mettiamo questo ombretto qui, shimmer, in tutto lo spazio libero che è rimasto nell'occhio. Siccome è rimasto un po' di spazio libero nell'occhio, vado a mettere questo qui più chiaro nell'angolo interno. Ok, dall'altra parte. Non vado a mettere l'ombretto fin dentro l'occhio, perché altrimenti l'occhio diventa palla. Allora, mettiamo il rossetto. Cos'è il rossetto questo? Una tinta? Tipo tinta, un rossetto liquido. Un po' nude magari. Ora io non so mettere il rossetto agli altri. Proviamoci. È molto liquido, Ma io ce l'ho uguale questo colore. No, mettetelo tu, che non sono capace. Ok, ragazzi, allora il trucco è finito. Adesso ve la avvicino. Vai vicino lì, ti giro io. Allora, chiudi gli occhi. Vedete l'illuminante. Apri gli occhi. Vai. Come vi sembra? Fatemelo sapere nei commenti, io secondo me ho fatto un bel lavoro, non ho messo troppo blush perché già gli occhi sono carichi e ci vediamo più tardi con la quarta sfida, penso che anche lì scoprirete dopo. Sono venuta a camminare in un parco perché, come vedrete da questo sondaggio, la maggioranza di voi ha scelto come opzione quella di correre. So che comunque tra studiare e correre non so cosa sia peggio, ma almeno se corro mi sfogo un pochettino. Ora io adesso sto camminando perché non sono abituata a correre, quindi non posso ovviamente iniziare subito così. Però pensavo che se fra un po' van via un po' di gente, perché il parco è pieno, volevo correre con voi, perché allora io non ho grandi pretese, quindi non voglio... Non devo correre chissà quanto. Per quello che devo fare io mi basta un minuto e mezzo, due, con anche degli scatti, quindi non riesco e non voglio correre ecco, c'era una signora
per 5-10 minuti no, non ce la faccio e non voglio neanche, perché io odio correre, soprattutto perché sono da sola e mi annoio e quindi smetto subito. Comunque dicevo, se non c'è nessuno, provo a correre un pochettino e vi porto con me. Però vedo che c'è tanta gente, non me la sento. Per il momento non c'è, no, sì, c'è caldo perché ci sono 31 gradi, ma c'è un po' di arietta e sono le 7 e mezza, perciò al momento è fattibile. Adesso mi ascolto un po' di musica così magari mi carico un po'. Sono le 8 e un quarto e io mi sto avviando verso casa. Per me 45 minuti sono più che sufficienti, anche perché io odio correre, mi annoio tantissimo, non tanto per il caldo, perché l'ho sopportato. Però proprio mi annoio, una cosa che, cioè, fatemi fare ballo, addominali e altro, ma la corsa proprio no. Quindi adesso vado a casa perché mi aspetta l'ultimo sondaggio, che è quello che aspetto da stamattina, e quindi adesso capirete perché. Ammirate questa bontà, finalmente la parte migliore della giornata è arrivata. Avevo fatto un sondaggio su che pizza dovevate scegliere, appunto tra salsiccia e stracchino e bufala e pomodorini. Mi piacciono entrambe, ma la pizza che sto amando in questo periodo è salsiccia e stracchino. Per fortuna avete scelto questa e quindi io sono felicissima. Adesso la tagliamo. Io di solito cambio sempre gusto di pizza, non prendo sempre la stessa perché mi stanco. Però ultimamente mi piace questa, perché proprio si sente un sacco il sapore dello stracchino, che di solito invece in altre pizze viene un po' nascosto da altri ingredienti. Oltretutto me la sono anche fatta portare a casa dal, come si chiama il tipo che ti porta a casa la pizza? Ho un voto mentale, scrivetelo nei commenti perché appunto abito al terzo piano e mi scoccia scendere e andare a prendere la pizza, quindi dice loro, io li chiamo e me la portano fin su al terzo piano. Quindi, intanto che taglio la pizza, vi volevo ringraziare per aver partecipato ai sondaggi. Mi sono molto divertita, fatemi sapere nei commenti se volete un altro video del genere, perché appunto sono disposta a farlo. Il video finisce qui mentre mi mangio la pizza perché dopo la corsa ho una fame assurda e noi ci vediamo al prossimo video.